amici, è il 40° giorno dalla risurrezione del Signore, il giorno in cui Gesù, dopo essere stato con i suoi discepoli, apparendo loro varie volte, sale al cielo. Liturgicamente celebreremo domenica questa solennità, ma già fin d'ora ad essa volgiamo il cuore e la mente. Resurrexit et ascendit in celum. Gesù risorto scompare dalla vista dei discepoli e un nuovo modo di rapporto con lui ha inizio. La sua presenza diventa invisibile, ma egli continua ad essere con loro. Ecco, egli dice, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Disceso dal cielo, facendosi uomo, aveva preso la forma di servo. Ora sale al cielo in dignità regale, portando nella gloria del Padre la natura umana, la persona umana che egli è diventato, la carne dell'uomo che egli ha assunto, le mani con cui ha lavorato, la ragione con cui ha pensato, i sentimenti che ha provato, l'amore con cui ha amato, tutta la sua persona umana, inscindibilmente unita alla persona divina. La liturgia può cantare dunque con la voce degli antichi padri, oggi la nostra umanità è innalzata, o Dio, accanto a te nella gloria. Oggi l'uomo è penetrato nei cieli. La festa dell'Ascensione celebra l'umanità di Cristo e in Lui celebra la nostra natura. Esultiamo della più grande gioia, diceva San Leone Magno, poiché l'ascensione di Cristo è la nostra stessa elevazione e la speranza del corpo è chiamata là dove ci ha preceduti la gloria del capo. Oggi infatti non solo siamo stati confermati possessori del paradiso, ma abbiamo anche penetrato in Cristo le altezze dei cieli, avendo ottenuto per grazia di Cristo cose più grandi di quelle che per invidia del diavolo avevamo perduto. Il velenoso nemico ci scacciò dalla felicità del paradiso terrestre, ma il Figlio di Dio, incorporandoci a sé, ci collocò alla destra del Padre. Hai collocato l'uomo accanto a te nella gloria, prega la Chiesa nella liturgia dell'Ascensione. E noi, membra del suo corpo, viviamo nella speranza di raggiungere Cristo, nostro capo, nella gloria. Domani, ricordando l'apparizione di Maria a Fatima, con particolare affetto ci rivolgeremo a lei, la donna che già gode della piena realizzazione di questo mistero glorioso. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen.